Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Rodolfo Faldini è passato ufficialmente all'opposizione nel corso dell'ultimo consiglio comunale, seduta a distanza che ha visto poi l'approvazione di due delibere non particolarmente gravose e la consueta ora dedicata al question time. Consiglio abbastanza leggero quello di oggi, un paio di delibere non particolarmente articolate, però comunque importanti se si considera anche la presa d'atto delle variazioni delle commissioni consigliari con come dire, modifica di scranno, se così possiamo dire, anche se permane all'opposizione del vicepresidente Gregorini, comunque un qualcosa di importante, una presa d'atto importante, anche diciamo, una valenza politica di un certo rilievo. Ma l'attesa per il ritorno ai consigli comunali in presenza e sul tema il presidente Nicola Gnutta si è mostrato particolarmente fiducioso. Per quanto riguarda invece come dire, i lavori del Consiglio Comunale, questa sera probabilmente sarà l'ultimo Consiglio Comunale tenuto da remoto, quindi tramite piattaforma online. Sicuramente provvederemo, abbiamo già fissato una conferenza di capigruppo per il 5 di ottobre per cercare di capire quelle che possono essere le modalità condivise per tornare in presenza. È sicuramente un obiettivo anche importante, non facile, non semplice. Ci sono state polemiche, secondo me, abbastanza anche strumentali legate alla possibilità di un rientro anticipato. Ricordo che stiamo sempre come dire, parlando della salute delle persone, quindi non si può assolutamente anteporre alcun tipo di questione rispetto alla salute. Lo dice la nostra stessa Costituzione, non saremmo noi certo a disattendere questo genere di orientamento. Quindi, stante questo e stante che ovviamente di mezzo c'è stata la pausa estiva, la pausa agostana, che nonostante i problemi legati al Covid ha visto comunque le persone fortunatamente da un certo punto di vista poter andare in ferie, quindi non c'è stata la possibilità ad agosto di provvedere a come dire, ottenere i permessi necessari o i pareri tecnici necessari per tornare in presenza, ma con una buona dose di ottimismo prevediamo nel mese di ottobre di poter quantomeno esercitare il nostro diritto a poter rientrare in presenza. Tanti lo stanno facendo, lo faremo anche noi. Sicuramente quando ci si guarda negli occhi a livello di garanzia della democrazia è qualcosa sicuramente di più effettivo e quindi noi miriamo a quello. Restano però ancora alcune problematiche logistiche da affrontare e risolvere. Problematiche maggiori non sono legate alla dimensione della sala, perché la sala del Consiglio è abbastanza grande, come probabilmente avrete avuto modo di vedere nei servizi precedenti di Telepavia. Il problema è legato alla staticità delle postazioni dei microfoni. Quindi ciascun consigliere che deve poter votare dalla propria postazione non può muovere il suo microfono per andare in un'altra postazione. Quindi la difficoltà sta nel fatto di poter raggiungere la propria postazione o comunque di votare validamente, spostandosi o comunque potendolo fare senza violare la distanza dagli altri consiglieri comunali, che ricordo deve essere sempre di almeno 1 metro.